la luce e perché mi vedete un po' così, ma ne approfitto di questo momento per fare una specie di intro perché odio quando non mi si vede bene. Comunque, adesso sono appena uscita da una cena, sto volando da questo festival, quindi datemi il tempo proprio di fare la strada, mi ci vorrà una mezz'oretta, sono anche in ritardissimo. C'è Gianluca Grignani, vi giuro, spero da matti di riuscire a vederlo perché sto andando lì solo per lui. E poi volevo farvi vedere un po' com'è questo festival perché è veramente veramente bello e wow. PS, diciamo addio a questi capelli perché li taglierò. Non ci credo nemmeno io. Comunque, adesso vi saluto perché comunque voglio guidare, concentrarmi, eccetera. Mi aspetta un pochino di viaggio, parcheggio, volo al festival e vediamo lì che succede. È un festival meraviglioso. Ci sentiamo più tardi. Allora, sono volata e sto volando da Gianluca. Lui è lì sopra. Ho guidato velocissimo. Ora è da mettersi le mani sui capelli per trovare un posto per ascoltare le sue canzoni. Sia stato inutile stare insieme a me. Ok, te ne vai. Decisione discutibile, capitano. Lo so, lo sai. Almeno resta qui per questa sera. Ma no, che non ci provo. Sei sicura? Tu lo sai, questa la faccio crescere con questo. Questo giro torno da di me. Chi si volta è perso, non più mi guardo in giro e vedo che c'è un mondo che davanti, anche se tu non ci sei più con voi. Se tu non ci sei più, andiamo a grigio, lo possiamo fare. E dici, oh, perché io vado in questo giro tondo d'anime, non c'è un posto per scrollarsi via. Io non so se voi mi vediate, ma sono completamente bagnata, c'è polizia, vigili del fuoco, c'è di tutto. Adesso cerco di tornare a casa. Ritenteremo di concludere questo video in un'altra serata. Comunque vi ho messo, ho registrato così la foto del poliziotto carino e tipo ho mandato un messaggio a una mia amica e gli ho scritto: spero di essere arrestata. Comunque raga, io adesso accendo anche un attimo, non so se mi si veda, no, non si vedrà niente, vabbè. Ma raga, sono stonfissima. Ho i capelli bagnati, adesso vado in doccia, mi lavo tutta. Mamma raga, il problema è che io ho anche il raffreddore. Quindi, cioè, mio papà mi ha sempre detto, io mi ricordo questo nelle situazioni di emergenza, mio papà mi ha sempre detto, se piove, tu puoi prendere la pioggia, Anna. L'importante è che dopo ti fai subito la doccia. Cioè che non prendi freddo, capito? Mio papà mi ha sempre detto da quando sono piccola, è importante che non prendi freddo. Ho preso una paura quando ero lì, infatti anche adesso ho paura a guidare a tornare a casa perché pensa se succede qualcosa, tipo tempeste dell'altro giorno, non lo so, quindi adesso corro a casa, corro in doccia e poi riproviamo un'altra serata e vediamo come va.
è stato bello, ma peccato che sia finito così, tutto un disastro, tutto che pioveva, tutto così, vabbè, insomma. Adesso vediamo quello che riesco a fare. Intanto spero di arrivare a casa sana e salva, qua è pieno di deviazioni, cose, io non so se si veda, forse non si vedrà niente, ma sono tutta stonfa, cioè i capelli, vi faccio vedere, i capelli sono stonfi, cioè sono tutta stonfissima. Ma sono arrivata a casa, cioè non so se vedete, ma non so se avete capito le condizioni, i capelli sono, cioè io ora finisco letteralmente sotto un arnese che si chiama doccia, cioè non vi dico le condizioni, faccio la doccia, in un secondo momento dei vari video vi racconterò com'è andata, per fortuna sto bene, ma dopo voglio anche parlare di questo cambiamento climatico. L'importante è che sono arrivata a casa e che sto bene. Sono sempre l'Anna del futuro. Allora, io, sapete, non ho un'altissima autostima e non mi vanto mai di nulla. Però c'è una cosa che veramente io mi posso vantare, è che so guidare veramente molto bene. Oltre che non sono più, tra virgolette, neopatentata, perché è già da un anno che ho la patente, anche se per la nuova legge devo aspettare tipo altri 3 anni, mi sembra. No, altri 2 anni per non essere più neopatentata. Però vi posso garantire che sono molto brava alla guida. Ma cioè, il mio istruttore è un amico di mio papà, quindi non so come spiegarvi, però ci siamo dedicati veramente tanto bene a fare le guide e tutto, quindi sono veramente molto brava a guidare. Quella sera c'era anche la grandine, c'era un disastro, era il tempo quello che ha fatto disastri ovunque. Però io me la sono comunque sentita di continuare a guidare e sono arrivata, sono riuscita a tornare a casa. Però se vi capita... Scusate. Se vi capita una situazione del genere, fermatevi sotto i benzinai. Anche l'altro giorno avevo i chicchi, palline così, mi sono fermata sotto un benzinaio. Poi parleremo in un altro video del cambiamento climatico, ma non fate, diciamo, un azzardo, ve lo dico proprio col cuore, perché si rischia troppo. E vi prego, adesso io farò un video a riguardo, però tutte quelle piccole accortezze sul cambiamento climatico, su cosa fare per inquinare di meno, eccetera, vi prego, fatelo, perché il nostro pianeta è veramente messo male. Comunque, ne parleremo un altro. Si può tornare a casa? Guarda, 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 aspetta. Così. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti, bentornati e ben... cioè, allora no, non ho sbagliato. Vabbè, ciao a tutti ragazzi, continuiamo il vlog, così è più giusta. Ci siamo lasciati, io mi ricordo bene come ci siamo lasciati. Siamo lasciati che io ero invasa dalla pioggia, ero invasa dal delirio più totale ed ero sotto la pioggia, eccetera. C'era Gianluca, vi ho fatto i video, li vedrete, tutto quanto. Mi dispiace solo che è stato un po' così. Questa sera vado al festival, questo festival si chiama Suoni di Marca ed è un festival bellissimo. E comunque io ho tutte e due le mani qui, ho il cavalletto per guidare, non tengo il telefono in mano. E adesso cerco, spero, di trovare il parcheggio, perché vai a 40 all'ora, amore mio, spiegami. Oh, inizia a accelerare? No, ho una Lancia di quelle brutte davanti, mamma mia. Vabbè, allora io non ho neanche cenato, quindi l'idea era di cenare lì, ma considerando che c'è casino e confusione, l'idea è che mi prendo qualcosa di tipico e magari faccio un ASMR a casa o non lo so e me lo porto a casa, perché mangiare lì è un po' così. Insomma, vediamo com'è anche la situazione. C'è anche la Lila con me, quindi questo peggiora le cose.
però anche l'altro giorno, tipo, stavo uscendo di casa, sta qua è uscita dal cancello ed è entrata in macchina mia perché voleva venire via, quindi a questo punto io non ho neanche più molto facoltà di parola e di decidere tutto quanto. E questa sera c'è Big Band, per chi non conoscesse Paolo Belli è quello che accompagna Milly Carlucci nella sua trasmissione Ballando con le Stelle su Rai 1, è molto famoso. Che bello portarvi con me, che bello stare insieme a voi, che bello vivere così, sono molto grata. Ho messo la terza, non ho capito perché. E questo festival è un festival dove c'è un percorso di gusto, un percorso culinario. C'ho anche il cartello qua davanti mentre guido. C'è stato Calibro 85, Le Orme, Francesca Michelin, Gianni Grignani, Alfa, i Rockets e bla bla. E spiegatemi perché ultimamente la benzina ha alzato così tanto il prezzo. Vabbè, adesso parcheggio, vado. Io vi ho già fatto delle clip nella sera di Gianluca, però volevo farvi vedere anche le bancarelle, perché poi c'è anche il mercatino, un po' dell'antiquariato. Ci sono un po' di cose, c'è thailandese, c'è tacos, c'è arrosticini, c'è arancini, cose tipiche del sud, c'è pesce, c'è di tutto. C'è videogiochi, ci sono sponsor, c'è di tutto e poi c'è la musica e tutto quanto. E spero che vi piacerà farvi vedere una realtà diversa. Sono sicura che in tutte le regioni d'Italia, in ogni paese anche dove siete voi, secondo me nella vostra provincia principale o comunque nel paese un po' più fuori rispetto al paese dove abitate voi, per forza di cosa ci sono sagre, festival, cioè in estate c'è tutto. E io adoro, che bella voce soave che ho, io adoro l'estate proprio per questo motivo qua, perché ti permette di vivertela veramente veramente bene, cioè mi piace veramente un sacco. Tenete conto che io adesso sono appena entrata in una roba che si chiama Put, non so se lo conoscete, vabbè, che mesi fa mi avrebbe fatto un sacco di paura, adesso invece sono stra tranquilla a guidare. Infatti vi do una news e poi stacco, perché preferisco non guidare con, cioè non mi distrae parlare mentre guido, è come se ci fosse un'amica seduta qua ed è come se stessi parlando con lei, però sono qui, c'è tanta gente, adesso tra poco ci sarà il casino, il marasma di gente, quindi preferisco rimanere serena, perché poi le macchine qui si spostano di corsia in corsia. E vi stavo dicendo una cosa ma non mi ricordo cosa, aiuto, vabbè, non mi ricordo cosa stavo dicendo, aiuto. Vabbè, io cercherò di farvi vedere il più possibile, spero di non spendere un patrimonio indecente di soldi, perché anche no. Ah sì, che io voglio andare alla Nave de Vero. Adesso non so se conoscete le zone Marghera, Mestre, Venezia. Ecco, io vi ho sempre non vi ho mai detto dove abito e non mi dispiace, amori miei, ma non lo farò mai. Però insomma, cerco di farvi capire comunque quali sono le mie zone. Infatti, grazie proprio a YouTube ho conosciuto Giulia, che è una ragazza con cui adesso esco, che lei è anche lei, insomma, delle mie parti, ed è molto bello. Molto bello perché è una realtà YouTube che ti permette anche di fare conoscenze. La cosa che però mi dispiace veramente tanto è che tanti di voi sono al sud e io essendo in Veneto è un po' difficile. Comunque, vi stavo dicendo, io ho preso confidenza con le strade. Sono riuscita abbastanza a superare la mia paura di guidare, perché l'anno scorso avevo fatto, insomma, avevo avuto un brutto episodio. Adesso mi sento pronta per guidare fino alla Nave de Vero. Non sono ancora pronta per guidare in autostrada, anche se sarei bravissima, perché sono veramente bravissima, ma ho paura di entrare, guardare gli specchietti, fare sta roba, ancora mi metto un po' in panico. Comunque, voglio andare alla Nave de Vero anche per registrarvi dei video lì, però voglio assolutamente, quindi obiettivo di quest'estate, riuscire a guidare fino alla Nave de Vero. Però vorrei trovare una strada che è sempre l'autostrada. Vedremo. Comunque sono arrivata, è bellissimo, è già inizia dalle 6 il festival, finisce mezzanotte, l'una, così. Vi faccio vedere tutto, vi porto con me, spero che questo video vi piaccia e spero che vi divertirete insieme a me. Noi ci vediamo domani con un nuovo video. Un bacio, un abbraccio e alla prossima. E tra l'altro, neanche a farlo apposta, io sono arrivata. Cioè adesso sto andando a parcheggiare e sono arrivata.
gente, non ce la faccio. Sono così, sotto c'è la linea. E vi faccio vedere il festival. Sotto questo sole rossi col fiatone e la grande sotto questo sole bello che va ma c'è da sudare. Grazie signore, signori, le braccia di te ci sono la presentazione con dai, ma non ci vedi. Ho il cane qua per rompere le scatole. Adesso mi sono un attimo fermata. E ho preso questo bubble tea. Non so se me la Lilla me lo permette, ve lo faccio vedere. Tutto così. Che è la ciliegia con le palline di mela verde. Mi sono fidata del signore. E vi dirò. Io amo queste cose, questi festival in generale. Perché mi piace il modo in cui le persone ti fanno capire la preziosità della materia prima. Cioè mi piace che tipo sono stata da questo, lui ha preso il tè, lo ha ciclato con il ghiaccio, avevo la base di tè nero. Cioè mi piace che c'è una ricerca del prodotto, una qualità che ci sta dietro, mi piace come cosa. E niente, non ho ancora però preso, ma lì intanto è qua, che tra l'altro sono di fronte alla mia scuola e riesco tranquillamente, ma perché è sera non me ne rendo conto, però sono letteralmente di fronte alla porta. Cioè io entravo in questa porta qua, quelle tre bianche, entravo letteralmente là andavo a scuola. Vabbè, ne parleremo di questo in un altro video. Con me il signore mi ha detto non è molto carino, scusate, è il pelo della Lilla, non è molto carino, dai basta, ha abbaiato tutto il tempo, vi giuro, rompele. Non è molto carino quando vai in giro e non capisci le cose. Allora mi ha spiegato, si parte da una base, qui c'era il tè nero, però si può parlare anche di un'altra tipologia di tè. Poi si shakera. E io quando trovo le persone che ti spiegano le cose con quella gentilezza, per me è una cosa incredibile. Poi mi ha detto, guarda che quello ciliegio è buono, però la gente non lo usa tanto perché è tipo, lo dà per scontato, no? In realtà sa molto di frutta. Mi ha detto è importante l'emulsione della frutta. Insomma, mi ha spiegato tutto. È stato bellissimo ricevere questa spiegazione. E sotto ho messo le palline. Vabbè, adesso non si vede, però ho messo le palline di mela verde. Adesso io non so, cioè è ancora tutto lì e poi è tutto di qua. Non so bene ancora quanto vi farò vedere, perché adesso voglio fare qualche acquisto, ma lo vedrete in altri video, credo. Però è molto bello, c'è lo staff, c'è il team, io conosco tante persone, conosco la fotografa che c'è qui, conosco molto bene. Quindi sì, molto. Ovvio non è una resistenza. Così, vediamo un giro. Ora hai capito. Sì.
Sono davvero emozionato per quello che vi ho detto all'inizio e non mi è andata via l'emozione e voglio dirvi davvero innanzitutto che spero di tornare al più presto qui a Suoni di Marca e grazie. È uno dei concerti più belli, uno quando va a casa ci pensa sempre, no, a quello che succede. Dovete sapere che, giuro, ogni anno noi facciamo la classifica dei migliori concerti ovunque andiamo e sicuramente questo va nel primo posto della classifica di quest'estate, ma vi posso garantire che nella classifica di tutti gli anni Suoni di Marca è sempre nella top 10, ma mi sa che quella di questa sera entrerà di diritto nel podio più alto. E quindi lo dico con grande sincerità, qua ci sono una parte di organizzatori, ce ne sono ovunque, grazie infinite, e quando volete io vengo sempre, perché è come fare l'amore, come dicevo all'inizio, per 2 ore. L'anno scorso ho compiuto 60 anni e quando uno compie una certa età comincia a fare, no, dei bilanci, comincia a farsi... Le domande me lo sono sempre fatte, purtroppo uno comincia a trovare qualche risposta. E l'anno scorso, quando ho compiuto 60 anni, mi sono fatto una domanda ed era: sei contento della tua vita? È chiaro che dovevo dirvi, mi sono detto di sì, perché sono partito da un paesino sperduto e desideravo di fare questo e sono riuscito a fare questo. E quindi quello che dico sempre, continuiamo sia io che tutti quanti a sognare, uno perché i sogni sono gratis e due perché a volte si avverano. Quindi mi auguro tutti quanti continuate a sognare e vi auguro davvero che si possano avverare tutti i sogni. E allora in questo momento chiedo a Linda di spegnere tutte le luci. Spegni tutto, cara Linda, e invito tutti quanti a chiudere gli occhi. Esprimete qualsiasi desiderio, tieni pur spento Linda, tieni sempre spento, e se volete che questo desiderio si avveri, assieme a me cantate grande paese mio che stai. L'evento è finito, cioè questo festival è durato 15 giorni e oggi era l'ultima serata. Adesso io non ho fatto tantissime riprese, però credo che comunque sia stato molto bello, ma non solo da un punto di vista musicale. A me piace tutto il percorso che questo festival propone. Questo festival è praticamente gratuito, devi dare un contributo di 1 euro all'entrata, ma cioè letteralmente per tutto quello che offre all'interno, cioè è come, allora facciamo caso che voi non prendete nulla da mangiare, nulla dai mercatini, è praticamente come se aveste 1 euro per vedere Gianluca Grignani, Paolo Belli, Francesca Michelini eccetera, anche se lei Alfa è un altro, cioè il loro concerto era a pagamento, dovevi prendere un ticket, diciamo. Però veramente bello, emozionante. Mi sono emozionata di più, sinceramente, l'anno scorso con Michele Bravi, ma Michele Bravi è Michele Bravi, però anche quest'anno è stato molto bello. Io ho acquistato delle pietre, ho acquistato il quarzo ialino qualche giorno fa, questa sera ho acquistato 4 pietre, ma ve le faccio vedere in macchina. E tra l'altro inconsciamente ho comprato una pietra che è anche che va a lavorare sul chakra della gola, quindi bello. E se voi sapete qualcosa sulla cristalloterapia, sulle pietre, ditemi pure. Io sono acquario, ascendente gemelli e ho la luna in ariete, no, venere in ariete, scusate, quindi se sapete qualcosa ditemi pure. PS, soprattutto se sapete come purificare le pietre ditemelo, perché vorrei velocemente. Ho preso, no, Giuda, prima pietrina. A parte che le vedrete nei video di segni zodiacali, però mi raccomando iscrivetevi al canale. Prima pietra, l'avventurina verde, bellissima. Poi comunque io ve le farò vedere nei video dei segni zodiacali, le vedrete meglio. Adoro questi sacchettini, solo che costano l'ira di Dio. E qua c'ho anche, aspettate, c'ho anche il bigliettino con le spiegazioni, ma
me lo leggo con calma a casa. Dopo ho preso una pietra sintetica, mi ispirava, non lo so, era particolarissima. Poi comunque non mi ricordo come si chiama, ma sembra tipo quella plastica strana che trovi in fondo al mare. Scusate, a me piaceva per questa sua particolarità, secondo me era molto bella. E poi, guardate, un altro sacchettino bellissimo. E poi, inconsciamente, ho preso questa pietra che è, mi pare, come si chiama, lapislazzulo, tipo azzurro, una roba del genere, che è per la gola. Quindi mi ho detto di appoggiarlo qua e di dormire con questo appoggiato qua che mi aiuta. So che per tante persone queste sono sassi, però per chi crede nella cristalloterapia e anche nelle energie, questi non sono sassi, sono tutt'altro. È fatto così. Però poi adesso avete la luce della macchina. Grazie bro. Quindi lo vedrete meglio nei video dei segni zodiacali. Sapete che io uso le pietre, solo che ogni volta mi partono 30 euro, cioè, quindi mi raccomando, guardate le pubblicità dei miei video. Altro sacchettino. Però poi ne ho presa un'altra. Lilla, no, cosa stai facendo? Lilla, che non mi faccia la cacca sul tappeto. E dopo ho preso anche questa, è simile all'altra, non me la ricordavo. Vabbè, è la Agata blu, una cosa del genere. Questa si vede poco e ovviamente io lo do per scontato, ma dai vari vasettini la scelgo io quella che mi sento più che mi può appartenere. Non è che prendo tra tutte le pietre che ci sono, tipo tra tutti, cioè, tutte le avventurine ne prendo una a caso. No, le tocco e sento quella che mi chiama quella che mi chiama di più. Ovviamente, per chi è del mestiere, del settore, sa di cosa sto parlando. Lei mi ha detto che se io ho appunto questa ametista a casa, posso tranquillamente purificarla appoggiando le pietre sopra. Il problema è che ho tipo 12, 13, 15 pietre e la pietra è così, non è che ci stanno tutte sopra. Quindi le purificherò un po' per notte a questo punto, perché... Va bene, fatemi sapere cosa ne pensate di tutto questo vlog, se ne volete altri. Qual è la vostra pietra preferita? Qual è il vostro anche... la vostra pietra, il vostro cristallo che vi piace di più, l'ametista, l'avventurina, l'agata, il quarzo rosa, il quarzo ialino, il lapislazzulo, qual è la pietra che più conoscete, più vi piace, più vi attira? E niente, vi do appuntamento domani, mi raccomando, lasciate un commento qui sotto, ci tengo, iscrivetevi al canale così non vi perdete mai i video. E niente, adesso che è agosto, Annina vi lascio perché la devo guidare, devo tornare a casa. Un bacio. Ma avevo bisogno di spiegarvi due cose, se no non capivate nulla in questo video, come mai era così, eccetera eccetera. Mio fratello. Allora, sono stata da mia nonna e tra una cosa e l'altra l'ho preparata da mangiare, l'ho aiutata, non sta molto bene, insomma. Poi ho sistemato la lavastoviglie e poi non lo so com'è venuta fuori questa cosa, gli ho detto: ma tu hai l'abito da sposa? Non mi ricordo come è venuta fuori questa cosa. Fatto sta che sono andata nelle stanze, nei reparti della casa di mia nonna e ho trovato fuori il suo abito da sposa di quando si è sposata. Cosa che non so se vi ho mai detto su questo canale, ma mia nonna si è sposata il 1 febbraio del 1964 e io sono nata il 1 febbraio del 2004. Esattamente 40 anni dopo, il giorno in cui avevano preparato quasi 20 anni fa, perché io adesso ho 19 anni e mezzo, quindi quasi 20 anni fa, avevano preparato mia mamma, mio papà, mio nonno, mio zio, al ristorante, avevano prenotato il pranzo e tutto, non si è presentato nessuno perché erano tutti in ospedale, perché sono nata io proprio quel giorno, quindi... Ovviamente, potevo nascere in un giorno normale, ovviamente no. E niente, sono nata il 1 febbraio, sono un bellissimo acquario. E fatalità, sono nata esattamente 40 anni dopo il giorno del matrimonio di miei nonni. Perché non è che sono nata 38 anni dopo, sono nata 40 anni dopo e il giorno del loro matrimonio. Cioè il 1 febbraio solo del 2004 e loro si sono sposati nel 1964. Detta sta cosa, che ok, volevo dirvi che l'abbiamo portato giù, l'abbiamo un po' scartato, l'ho provato,
dovete considerare che questo vestito ha 1 sacco di anni, cioè è del 1964, adesso siamo nel 2023, metà, quindi ha un sacco di anni. L'ho indossato, immaginatelo un po' lavato, un po' stirato, però fatemi sapere cosa vi ha suscitato adesso che vedrete la clip e cosa ne pensate. So che non c'entra tanto con il video di oggi, del vlog, però non sapevo dove inserirvi sta clip, ve la inserisco qui a fine video. Quindi mi farete sapere appunto come sto. E fatto sta, mi sta perfetto, cioè non mi sta né grande né piccolo, mi arriva giusto anche alle gambe. E ovviamente considerate che era inverno, considerate che un vestito di quella tipo già là, tantissimi anni fa, valeva tantissimo, adesso ci sono 1000 modelli, considerate che era il 1964, non il 2023. Però mi farete sapere se vi è piaciuto oppure no. Lo metto su un video, vediamo cosa mi dicono. Ho il vestito da sposa di mia nonna. Che ha i polsi ricoperti di ermellino. Di pelo? Cos'è? Ermellino. Che roba. E adesso aspetta che faccio vedere qui sotto. Che bello! Sì, c'è che la mia linea, io l'ho mai visto, che sono 4 anni, e non era nel matrimonio. Però, che ha detto tra bambina.